Un percorso di riordino e di riallineamento che viene da lontano, in particolar modo quando da assessore al bilancio abbiamo messo in campo un'operazione di serietà e rigore che ha evitato il taglio ai servizi essenziali, soprattutto al sociale e ai trasporti, risorse che avrebbero visto azzerare gli stanziamenti per i cittadini per questi importanti settori e allo stesso tempo continuare quell'opera di risanamento da quel deficit monster che noi abbiamo ereditato come in altre legislature pure avvenuto. Per esempio il lavoro che ha portato avanti anche il governo Chiodi. Oggi però chiediamo di più. Chiediamo di più a questo governo regionale perché le risorse ci sono, vogliamo l'abbattimento delle tasse, l'eliminazione dell'addizionale per quanto riguarda sia l'IRPEF che l'IRAP e desideriamo che le risorse vengano programmate e spese meglio. Basta omnibus risorse a pioggia, come quelle per esempio date al Napoli Calcio, ma risposte vere ai cittadini, dalla sanità al sociale e ai trasporti. Per questi motivi ci siamo ovviamente astenuti sugli altri rendiconti perché ci sono compresi all'interno di quei rendiconti, spese, stanziamenti come quelli che ho indicato, a pioggia e anche, ad esempio, per il Napoli Calcio.